di tempo che la gente mi chiede interviste, riprese, voglio fare dei servizi, e mi è venuto il dubbio che non si tratti di quella orribile bestia che io odio, con quella boccaccia piena di dente chiamata coccodrillo. Perché dico, oramai ho compiuto per la quarta volta 20 anni, dico non si sa mai. Io ho cominciato a 18 anni perché la scuola per me sì, mi piaceva, ma preferivo latino, figurati. E allora mio padre conosceva aveva un direttore dell'Alfa, che era un suo cugino, e ha detto: non prenderesti mio figlio come apprendista? Disegnavo abbastanza bene, e ho fatto i corsi di scuola di allenamento professionale, no? E allora sono andato lì, ho cominciato a fare anche lì come apprendista, pian pianino poi ho cominciato, era l'ufficio tecnico officina, cioè si disegnavano attrezzature per la lavorazione, allora erano ancora manuali. E mi piaceva, disegnavo, facevo anche dei disegnini così, non tecnici, non meccanica. E facevo le caricature ai miei colleghi, no? Poi quando arrivava il capo ufficio, chiuso dentro nel cassetto, e dopo l'Alfa Romeo, un mio caposervizio è passato alla Cemsa di Saronno, che era una grossa fabbrica che fabbricava armi e proiettili, perché eravamo in tempo di guerra, e sono passato lì. A un certo punto è arrivato 8 settembre, mi sono nascosto un po' e poi ho cominciato a fare dei disegni sulla guerra, sulle cose di guerra, so, il triciclo che serviva come taxi, con quello che pedalava, i vecchietti al parco, la coda per quei italiani, quei buoni per comprare la roba. E l'ho proposte a una ditta, a una cartoleria, diciamo, una grossa cartoleria sotto la galleria che mi pare fosse Magli. Mio grande maestro, devo dire, quello che mi ha indirizzato a questo tipo di lavoro, a questo abbastanza bello e piacevole, creativo, è stato Nino Pagot. Nino Pagot perché ero disoccupato, ho trovato un'inserzione sul giornale, cerca di disegnatori, cinema animazione, perché c'era un lungometraggio da finire che erano i Fratelli Dinamite. Allora ho fatto la prova, ho detto ma sì, va, e mi sono messo a fare il lavoro di apprendista, nel senso che è il lavoro di intercalazione, cioè tra un disegno di animazione e l'altro fatto dall'animatore c'è la frangia di movimento per legare i due movimenti, e ho cominciato da lì. Allora, dopo i capelli, la fronte e gli occhi, gli fece il naso, ma il naso appena fatto. Smetti di ridere, ti ripeto. Pagò a un certo punto. Si è fermato perché il film era finito, incominciava un po' di crisi e si è dato alla pubblicità, cinema in azione per la pubblicità, e ha ristretto il personale. Insomma. Allora io sono uscito, sempre amici, e per non interferire nella sua attività di disegnatore, di animatore, di creativo, di scenografo, eccetera, avevo un amico d'infanzia, da piccolini giocavamo nei cortili di casa, il quale era ufficiale dell'aeronautica, eccetera,
ed era un ottimo fotografo, bravissimo. E allora ci siamo messi e ho detto facciamo i pupazzi. La tecnica del cinema d'animazione era conosciuta. Quella dei pupazzi non si sapeva come venivano fatti, con cosa, con quale materiale. E io allora pian piano, siccome avevo una manualità, nel senso che ero un aeromodellista, facevo aeromodelli, costruivo, eccetera. E allora mi sono messo a fare, ho fatto un personaggino con delle tecniche particolari, cercando di pensare come potevo sostenere questo personaggio. Il personaggio, il pupazzo, va sostenuto nella scena. Allora ho studiato, eccetera, abbiamo fatto un provino, ricordo, era bellissimo, mi ricordo un omino con la paglietta che camminava e parlava. Io vivo i pupazzi, le scenografie, ho fatto il carrello e la macchina andava a passo uno, mio amico girava e faceva la fotografia, e stava davanti ai pupazzi e io dalla macchina gli dicevo cosa doveva fare e lui li muoveva. Eravamo una bella coppia, perché tra l'altro abbiamo lavorato molto insieme. E quindi carrello a passo uno, quindi spostare il carrello, spostare la macchina, eccetera, era un lavoro pazzesco. Poi venne anche il momento in cui notte vi sognavo, amor, carezze, baci, però in vano e sol perché io ero alquanto bello, però liscio e sbarbatello, e radioso fu per me il giorno in cui io vidi sulla faccia mia la barba al fin spuntar. Allora, c'era una struttura in metallo, tutte le parti che corrispondevano alle giunture del corpo umano erano fatti in filo di piombo, che il filo di piombo piegandosi non ritorna al punto di prima, però rimane fermo. Veniva ricoperto in gomma piuma, la testa era in legno scolpita, anche le mani erano in gomma piuma, adesso non ci sono più perché si sono col tempo seccate, rovinate. E questo, ecco, il personaggio si girava, muoveva le braccia, girava la testa, si piegava. Non sei ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre. Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, se no... C'erano diversi modi di muovere la bocca. Questo qui era articolato, vedete? Era un vecchietto, parlava alla maniera dei film western. Questo personaggio, invece, le bocche si cambiavano secondo le sillabe, secondo le M. Per esempio, qui apre la bocca. Questo era il lamierino, il posteriore della bocca. Dentro inserito c'era un magnete permanente per cui la cosa rimane attaccata. Qui vedete che ci sono dei numeri e fotogramma per fotogramma si sfilava il perno e si cambiava posizione. Questo in tutte e quattro le zampe, per cui poi il passo nel film è classico del cavallo che lo si vede fino a qua. Questi film a pupazzi andavano nei cinema, infatti erano a colori, difatti ho usato le prime cose a colori, era la Ferragna, erano i primi esperimenti di colori in Italia. Abbiamo smesso perché la richiesta di film per il cinema era calata. Il mio amico, lui era ufficiale, aveva il suo lavoro e abbiamo chiuso e io ho continuato lavorando per i colleghi. Farre, siamo qui per mangiare e ci tocca aspettare. Va, vallo a cercare. La collaborazione col Cavallo è iniziata nel
tanto tempo fa, nel 65, perché era partito il carosello per Gran Pavesi e Cavandoli mi ha dato una mano nell'animazione, abbiamo collaborato nel 65, nel 66, nel 67 e l'ultima serie abbiamo fatto nel 68. Allora era molto diverso da oggi, cioè oggi c'è l'agenzia che domina e che fa, allora invece tutte le, diciamo, le idee erano date dalle case di produzione, che erano parecchie a Milano, e quindi era, il creativo era nella casa di produzione, non nell'agenzia. Erano a Milano sicuramente più amichevole, più limitata anche dal punto di vista di studi, e di conseguenza era più facile avere delle relazioni piacevoli con tutti, proprio perché essendo un numero ristretto ci trovavamo ai festival, ci si conosceva, si viveva sicuramente un'atmosfera meno competitiva e industrializzata di quanto non sia oggi. Sempre in quel periodo Cavandoli fa per noi un processo di restauro del personaggio, riprende il personaggio di Billy Bull, lo ridisegna con uno stile e una mano sua più essenziale, e questa serie di caroselli continuerà per molti anni, anche quando Cavandoli non lo disegnerà più. Questo personaggio che ho ritrovato in una cartella di vecchie proposte è un personaggio creato da Osvaldo Cavandoli per un film pubblicitario A qualcuno piace caldo, la pubblicità per un caffè. È un personaggio che ricorda sia Cavandoli che la linea. Anche questo personaggio che aveva preparato per noi, per una serie di caroselli Bertolini, ha una linea essenziale e pulita che in parte ricorda la linea. È un personaggio che si esprime con la mimica e non con le parole. Carosello voleva dire quattrini. Cioè io non è che morissi di fame, però lo volevo per gli amici. E dico, il mio desiderio nel cinema d'animazione era di arrivare alle sintesi. E a me il fatto della bellezza, cioè della bella calligrafia, interessava relativamente, interessava il discorso. Cioè scrivere magari con una brutta calligrafia, però velocemente per riuscire a mantenere il concetto del discorso che vuoi fare. E allora ho preso matita, foglie di carta, sempre lavorando poi per altre gente, perché ho detto bisogna lavorare, e ho cominciato a stilizzare. Allora giravano questi film, caroselli pieni di personaggi, di scenografie, e vedevano sta roba, sta righina, perché poi era fatta su pellicola così, in qualche modo. Dice, no, assolutamente no, cos'è sta roba? È arrivata l'agenzia della Lagostina, che faceva la pubblicità alla Lagostina. L'ingegnere della Lagostina, che era un appassionato d'arte, ha detto, non mi spiace, facciamone uno di un campione. Ho fatto questo film e ho detto ok. Le prime volte che vedevano in televisione è venuto fuori il primo carosello, la gente smanettava, come si dice, col televisore, dice cos'è stato? Il televisore non funziona. E c'è stata un'ispirazione, perché non è che poi è stata un'invenzione mia. Cioè c'è stata un'ispirazione e in più la mano. Perché mi interessava, disegnando, facendo le prove, disegnando, vedevo questa mano che entrava e disegnava, e mi è venuto in mente Emil Kohl, il quale disegnava, faceva dei disegni con la, e che poi si muovevano, senza scenografie né niente, facendo della mano nel fotogramma, nell'inquadratura, mi piaceva. Perché il personaggio, poi non avendo voce, dei fonemi, il cosiddetto gramelò, doveva gestire e chiedere alla linea di facesse qualcosa. Per chiedere alla linea che voleva la macchina, doveva mettersi lì e fare. La gente dice, ma chissà cosa vuole.
Allora trova la mano e gira la macchina, ecco, vedi, capito? La gente, il pubblico, era stimolato. Pasolini ha avuto un'evoluzione anche come tratto, perché era più bassa, con un naso più lungo, poi pian piano, insieme con l'età, si è un po' in, così, imbellita, ma il carattere è sempre quello. Pasolini è un fregato nella vita, è un scarognato, perché tanto nella vita normale quanto negli affetti non riesce mai a combinare niente. Il carattere della linea, che è un po' acido, un po' borbottone, un po' così anche alle volte villano, perché lui non riesce a spiegarsi, e non riuscire a spiegarsi è per lui il problema, per cui lavora tutto a gesti. E ti devo dire che la gente che sa, che ha visto i miei lavori, dice: ma com'è che adesso cade meno, non si fa male? Perché la gente si diverte per quello, perché la gente cade, la gente ha dei problemi, la gente ha degli ostacoli, e questo allora, la gente si scarica, dice: ah, ma anche lui ha questi problemi con le donne, è bestiale, non combina niente. Quando è nato il personaggio, non volevo farlo parlare. Allora aveva pensato, con degli strumenti, il sassofono, cose. Però aveva trovato, pensavo che fosse un po' un traffico perché era un po'... A un certo punto un mio caro amico, che era Bazzizza, il figlio del famoso Bazzizza, che si interessava di produzioni, di post-produzioni, ho detto: ma io conosco uno bravo, c'ha la voce. E abbiamo trovato Carletto Bonomi. La linea è nata con me, è nata quando ero piccolo, che divertivo gli amici parlando con questa vocina, dicendo anche magari qualche parolaccia, così, facevo un ragazzino a teppa della periferia. E quando io ho debuttato con Nino Besozzi in teatro, Nino Besozzi mi chiamava in camerino: senti, vieni a farmi quel ragazzino che dice le parolacce, e così. Poi un giorno mi hanno chiamato per fare dei provini per il pupazzetto della linea, e appena mi hanno sentito hanno detto: beh, va bene, è lui. 1973, settimana del cinema d'animazione italiano a Londra. È una grande occasione per far conoscere i nostri film all'estero, ed è anche un'occasione per conoscerci meglio tra di noi e diventare più amici. C'è con noi Osvaldo Cavandoli, che ha vinto da poco un premio importante ad Annecy, che contribuisce con la sua carica di simpatia, con i suoi film divertenti, a far apprezzare le nostre opere all'estero. E a un certo punto poi Carosello
ha chiuso. Allora io ho preso tutti i film che ho fatto di Carosello, sai che Carosello c'era un minuto e mezzo di spettacolo, non potevi fare pubblicità, e poi c'erano 30 secondi alla fine che usciva la pubblicità. Quindi io ho preso tutte le parti, tutte le gag, eccetera, l'ho messo insieme, ho fatto i primi 6 film spettacolo. Dunque io ho fatto 95-96 film dei serial fatti in produzione con un tedesco che ha sempre seguito fin dall'inizio, e girano in 28-30 paesi di tutto il mondo. In Italia il problema era quello, tanto la Rai come le private non volevano fare una pubblicità in diretta alla Lagostina. Nemo profeta in patria, l'Italia non mi governa. Passaggio dalla pellicola all'elettronica per Cavandoli, per le riprese dei film, sembra quasi una barzelletta, perché tutto è avvenuto a causa della Kodak, che ha dovuto, per motivi suoi, mettere in mezzo alla pellicola, dove lui riprendeva, dei numerini. Perché ha messo questi numerini? Perché la pellicola non serviva per la ripresa del video, ma serviva semplicemente per l'incisione dell'audio. E Cavandoli è rimasto fregato in pieno. Vestel White Series. Vestel Calagostina. Le teglie anche aderenti. Probleme mit Hämorrhoiden? Faktor akut? Altan era anche lui, come Biassoni di prima, era un disegnatore splendido, soggettista eccezionale, però l'animazione non... E allora, attraverso il mio agente Ravoni, ha deciso, dice, vai da Cavandoli, mi mettete insieme, difatti è venuto qui, abbiamo studiato, abbiamo fatto degli storyboard, che sono il racconto disegnato del soggetto, e ho fatto l'animazione, io l'ho fatta fare a degli amici che lavoravano per i serial di Modena, che erano molto bravi. E quindi ho fatto tutto il storyboard e ho seguito la lavorazione dei primi film della Pippa. L'anno scorso una gallerista tedesca ha avuto l'incarico di trovare degli artisti di tutto il mondo che facessero delle decorazioni o dei disegni sui corridoi di nuova sede dell'Allianz, e ha chiesto ai vari autori e ha chiesto anche a me di fare su 600-700 metri di corridoi degli uffici, fare dei soggetti, delle decorazioni, delle pitture, delle cose. Io ho fatto delle storie, ho insegnato nelle scuole, purtroppo premettendo: ragazzi, non avete sbocchi, in Italia non ci sono sbocchi, perché comprano a sacchi i film dall'estero e non si interessano, purtroppo devo dire, in Italia non si interessano degli autori italiani premiati nei festival, gente che ha fatto cose splendide, cioè, lavorano per l'estero, in Italia non c'è niente da fare. Cavandoli è una persona che sa raccontare delle storie ed è una cosa che apprezzo, perché in un mondo come il nostro, in cui tanta gente semplicemente muove dei disegni e crede di fare del disegno animato, credo che lui rappresenti sicuramente un'eccezione. Il personaggio della linea è una forza internazionale,
Io non so se la linea è vista nel mondo, ma è, una, è un, un lavoro universale. L'idea di fare una linea che vive, che parla, l'idea era molto difficile, e Cavando l'ha risoluto magnificamente. E per quello che è, il lavoro di Cavando è sì, così eccezionale. Politica dovrei fare così. Milano è un gran Milano. La cucina è mio hobby, è l'amore. Quante ore ho da dire? Il sesso? Il sesso me lo ricordo, è un ricordo. Questo è uno scherzo. Per il cosiddetto coccodrillo ci vediamo fra 20 anni. Giusto?